gonna leave this town. Benvenuto all'ascolto, buongiorno, bentornati in compagnia dei tre zozzoni, bentornati in compagnia di Giorgio, Gabriele e Furio. Naturalmente non siamo soli perché dall'altra parte del vetro per due ore, come ogni giorno, sì sì, c'è lui, è sempre lui. Sì, sono io, veramente Fofoburtuso. Oh, Fofoburtuso, Viva Italia, abbiamo capito, abbiamo capito. Lui è fomentatissimo da questo Bud Day che c'è stato, quello che c'è stato dalle 15 alle 23 a Roma, cioè non si è mosso mai. Ti dico solamente che quando la gente è andata a vedere la partita Italia-Francia ha detto: "Au, mandannate tutti!" Cioè, magari c'è la partita de che? De calcio? De cosa? Abbandonate la postazione del V-Day. Avete sentito che dice Grillo del calcio, eh? Basta calcio, basta calcio. Buongiorno Massimiliano Troiani, detto Felice anni 70, togli tutto. Ah, mi scappa. Aspetta. Chi è l'Ale? Andata. Ale, l'abbiamo ottenuto. Ciao Ale, buongiorno. 02342522, la Patitucci. Ragazzi, è ormai il tema della giornata, anzi della settimana. Ma del mese, ma dell'anno. Dell'anno. Una donna che non riesce a trattenere la pipì. Ha un senso, sì o no? 02342522, chiamate lei. Lei, esatto, lei. Esatto. No, ma soprattutto non la trattiene per allontanare eventuali spasimanti. Eccitatissimo, come ogni giorno, c'è Andrea Prevignano che si starà domandando chi me l'ha fatto fare di venire a Roma. Oppure comprato casa. Sotto è rimasto fregato. Però Andrea Prevignano serve soprattutto per tenere appunto i toni bassi. Bravo, ormai sono quasi due settimane che continuiamo ad invocare. Predichiamo. Esatto, predichiamo, un abbassamento dei toni, si sì, può dire? Sì, siamo d'accordo. Suona bene. E ci ha scritto un signore: "Sono il signor Toni Bassi. Ve la volete smettere di chiamarmi alla radio?" Ha ragione, no, signor Toni Bassi. Antonio, detto Toni Bassi. Però, noi ci rifacciamo al nostro idolo del giornalismo, Antonio. Angelo Ruopolo. Angelo Ruopolo di Teleacras, questa piccola emittente, neanche troppo piccola, dell'Agrigentino. Temo che oggi sia l'ultimo collegamento che riusciamo a fare. Com'è? Perché com'è? Perché in internet ci sono tanti contributi, l'audio purtroppo non è mandabile per radio e anche perché ma siamo... però per la qualità, quindi un piccolo appello a tutti i fan di Ruopolo, se sì, ci tenete tanto a lui, mettetelo con un audio decente, cioè registratelo, si sente così, sennò insomma è brutto, soprattutto non riusciamo a mandare quello che inizia con "ma che bravo, ma come sei bravo, ma che bravo, ma sei veramente bravo". Pensate, è un servizio giornalistico che è scaricato come suoneria dei cellulari in Sicilia, fantastico. Però sarà forse anche l'ultimo collegamento, perché secondo me non sta più bene, no. Sentite qui, Sigla il sole, dice, sta malissimo, via. Sta sprofondando. Delirio. Questo è un editoriale, eh. Vai Angelo. A soli 50 centesimi andate in edicola e comprate 4 rotoli di morbidezza. Boh. Così si concludeva un nostro editoriale trasmesso l'estate scorsa ad agosto, quando, forse complice il caldo, il sedicente giornale di Agrigento delirava tra dardi e saette, strali e imbettive, imprecisioni e fantasie. Adesso è inverno ed il quattro facciate settimanale agrigentino, con la collaborazione del giornalista Tozzi Fan, continua ancora a sfornare articoli infarciti di menzogne, lontani dalla realtà, fuorvianti. È ormai un piatto tipico della premiata ditta di Oglio, Firticchio e Panzamoggia, così come li abbiamo chiamati nel primo editoriale. Someone needs to rap off the top. Ragazzi, salvate quest'uomo, salvate quest'uomo. È impazzito, eh. È impazzito. Tra l'altro era Nelly Furtado quella che ha commentato l'editoriale di Angelo. E anche lei ha trovato un altro con cui fare un duetto. Ruopolo. Tweet, Radio DJ, chiamate Roma 3131 ogni giorno dalle 12 alle 14. Ma l'hai bruciato, 07, sì, ho bruciato un po' di tempo. 07 13:52 la rete, non è facile, siamo un po' bruciacchiati. Sì, stiamo zitti. Esatto, parolaccia, anche perché noi siamo qui fondamentalmente un po' di giorni che ve lo diciamo per abbassare i toni. Sì, è continua polemica tutto tondo su qualsiasi argomento. Adesso veramente basta, basta. Ancora? Posso dire anche una cosa? Beppe, siamo amici, però adesso facciamo un passo indietro, anche tu. Amici del Budei, facciamo un piccolo passo indietro. Tutti un passo indietro. Parliamo di amicizia. Di amicizia e di fratellanza. Ieri abbiamo detto che poteva essere l'ultima puntata di Angelo Ruopolo, questo giornalista locale. Continuiamo a incontrare gente che sta veramente drogata, tossicodipendenza da Ruopolo, però abbiamo detto: guardate, un po' lui lo vediamo confuso, un po' non abbiamo più audio buoni, dei file buoni da mandare, ci avete riempito la casella email, ve la ridiamo, triomedusa@dj.it, se ne avete mandateli, perché ne vale veramente anche la pena. Perché lui è uno che aiuta ad abbassare i toni, sapete, lui ha un modo di raccontare le notizie su Teleacras che è un modo, direi, innovativo per rendere partecipe l'ascoltatore. La notizia arriva sicuramente, però non, cioè il suo modo di fare non è voluto, no, lui anche sulla mail, sì, 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 sì,
risponde così. Sì, quando hai aperto la mail hai detto ciao da Angelo Ruopolo. Ciao, sono Angelo Ruopolo. Angelo Ruopolo. E lui ha detto: ma che bravi siete, veramente bravi. Ieri avevamo citato questa sua notizia, ora ve la facciamo sentire. Bella. E dulcis in fondo c'è anche la sigla da Alibaba. Vabbè, allora dai. Delle notizie sono importanti. Sì, sì, penso. Però quelle di Angelo sono strepitose. Miracolose. Ecco, ecco, arriva Angelo. Eccolo, eccolo. Ma che sei bravo, ma come pattina bene, ma come bravo, è bravo. Pomeriggio di un giorno d'estate, a lungo mare di San Leone, tre minorenni nulla facenti seduti su di una panchina. Un ragazzo di 18 anni invece scorazza con il monopattino. Scorazza. Su e giù, avanti e indietro, passa e ripassa davanti ai tre. E loro ripetono sempre la stessa tiritera. Cioè? Ma quanto è bravo, ma è veramente bravo. Poi basta con le parole. Aspetta che lo facciamo diventare ancora più bravo. E come? I tre si alzano dalla panchina, fermano il diciottenne con il monopattino. Così. E lo scaraventano a terra. No. Calci e pugni, pugni e calci. Tre però sono pochi, anche perché lui è troppo bravo. E allora interviene anche un quarto minorenne. Il malcapitato si protegge come può, ha gli occhiali e ha paura che glieli rompano. Anche la testa. I poliziotti della squadra volanti della questura di Agrigento non perdono tempo. Un lavoro certosino, un tassello dopo l'altro. Ammazza. I fantastici quattro hanno un nome e cognome. I poliziotti saprebbero anche chi sono i due maggiorenni che hanno partecipato al linciaggio. Hanno le ore contate, sviluppi nei prossimi giorni. Beh, tienici aggiornati, Angelo, cioè ormai siamo qua incollati. Però dite che non avete visto tutta la scena. Ah, voglia, cioè, ma hanno anche ragione, ma quanto sei bravo. Hai visto quello che partiamo? Ma un diciottenne che va col monopattino, ma c'è un cazzo da fare. Guarda, la miseria, arriva James Blunt su Radio DJ. Simona, you're getting older, your journey's been